Stai cercando un'agenzia pratiche auto? Tranquillo, c'è Perugia Pratiche, l'agenzia di pratiche auto per rinnovo patenti, pagamenti bolli, passaggi di proprietà auto, moto e tanto altro. Perugia Pratiche, agenzia pratiche auto a Ponte Felcino e nella nuova sede di San Sisto, centro affari in via Dottori 90. Perugia Pratiche, agenzia pratiche auto. Info e WhatsApp 075 54 53 060 perugiapratiche.com. Il match tra Narnese ed Ellera termina per 1-0 per i padroni di casa. Entrambe le squadre arrivano da due vittorie, rispettivamente i locali hanno battuto l'Olimpia per 2-1 a Laureti. Gli ospiti si sono invece imposti in casa per 4-1 ai danni del Pierantonio. Primo tempo equilibrato e molto combattuto tra le due compagini, poche occasioni significative. Al nono la prima conclusione è di Fioretti, ma il suo diagonale termina fuori, senza impensierire Rossi. Dopo appena 6 minuti arriva la risposta locale. Zar conclude dal limite, ma il tiro viene bloccato dalla difesa avversaria, che smorza la conclusione a favore dei Secoloni. Ancora Narnese, questa volta è Capitan Silveri che ci prova. Buona azione dalla destra, scambio con Quanta, palla che termina alta. Al 44esimo a fondo di Piccioli sulla destra, che mette un bel cross, dove però Fioretti non riesce ad arrivare. Il secondo tempo è molto più vivo, parte forte l'Ellera che al terzo conclude da buona posizione con Fioretti, ma Rossi risponde ottimamente. Al settimo, grande occasione locale, Zar tira da dentro l'area, ma un difensore si oppone sventando la minaccia. Il parziale resta sullo 0-0. Al 18esimo arriva il gol partita. Un destro su punizione di Zar non lascia scampo a Secoloni per il vantaggio locale. Dopo la rete, gli ospiti tentano il tutto per tutto per pareggiare, ma Rossi e compagni reggono. Nel 24esimo minuto Piccioli entra in area dopo una percussione interna, ma la conclusione timida finisce tra le mani di Rossi. Il numero 1 locale è ancora il protagonista al 37esimo, sventando la minaccia dell'omonimo ospite, andando tu per tu con il portiere. Al 46esimo una punizione di Campelli termina alto. La gara termina 1-0. Complimenti all'Ellera per il calcio giocato, ritmi alti, tesa, bella partita che siamo riusciti a portare via grazie al gol di Zara. Allora, una gara sicuramente bella e intensa, insomma, una partita come ce l'aspettavamo, in sincerità. Dispiace perderla così su un episodio, su una palla inattiva. Dopo abbiamo fatto, secondo me, una buona reazione. Ci è mancato il guizzo per arrivare al pareggio, però dispiace perché venivamo da tanti risultati utili consecutivi e volevamo incrementare ancora, però non succede niente, noi continuiamo per la nostra strada e continueremo a cercare di giocare in questa maniera e cercare di arrivare sempre al risultato tramite delle manovre, tramite il gioco come abbiamo sempre fatto. E oggi è andata male purtroppo, ma da martedì ripartiremo ancora più carichi per fare l'ultima partita. Grazie. A voi.